Benvenuti a una nuova puntata di Terre di Lombardia fra acqua e natura. Oggi ci troviamo in Bersago, in provincia di Lecco, lungo il fiume Adda, come vedete, e alle mie spalle troviamo il traghetto chiamato di Leonardo. Quindi oggi, poiché questi luoghi erano cari a Leonardo, è venuto parecchie volte, ha fatto anche un famoso disegno che si trova nella collezione di Windsor in Inghilterra, oggi vi parlerò quindi, oltre che di Bersago, anche di Leonardo, che qui è vissuto, ha studiato, ha fatto anche dei disegni, famoso il disegno del traghetto di Leonardo, anche se in realtà non è suo, poi vi racconterò la sua storia. Ma cominciamo intanto a raccontarvi del dipinto e di Bersago. Ecco, il dipinto raffigura appunto il fiume Adda. In questo momento, quando l'ho fatto io, vedete tante barche. Adesso, diciamo, invece sono spostate su un po' più avanti. Quindi queste barche, vedete queste case e il traghetto, eccolo qui che vi faccio vedere, perché collega praticamente in Bersago nella sponda di Lecco, dall'altra sponda invece troviamo Villa d'Adda in provincia di Bergamo. Oggi però il traghetto non è in funzione. Qui vi faccio vedere questo dipinto e vedete che ce ne sono tante, poi le vedremo durante la puntata. Ci sono diversi volatili, tra cui, e ve le posso indicare, l'anatra di Moscovia, che è questa che è bianca o grigia o nera e ha sempre una macchia rossa vicino al becco. Poi troviamo dei germani reali, che sono questi, ecco anche qua. Poi troviamo delle folaghe, che sono queste nere con il becco bianco. Poi troviamo delle gallinelle d'acqua, che sono queste nere con il becco rosso e una punta gialla e le zampine verdastre. Poi troviamo delle anatre nostrane, diciamo normali. Poi vedremo anche dei cigni e qui ci sono delle oche, due bianche e una nera. Quindi vi farò vedere questi animali proprio mentre nuotano. Allora, la prima che abbiamo visto, che è la gallinella d'acqua, è quella nera con il becco rosso e si riconosce appunto per questo piumaggio particolare. Le zampe sono invece color verdastro, con le dita lunghe, si nutre di insetti acquatici, piccoli pesci, crostacei, molluschi e germogli di piante acquatiche. Costruisce il nido nel folto della vegetazione acquatica, preferibilmente presso la riva, ma anche su isolotti. La folaga, che ne abbiamo viste diverse, che è nera con il becco bianco.
E appunto questo bianco si presenta perché il becco è bianco e ha come uno scudo prominente appunto vicino al becco. Le zampe invece sono grigio-verde. Questi uccelli sono onnivori, ma soprattutto si nutrono di vegetali e piccoli animali. Il nido è galleggiante, di forma tondeggiante e viene ancorato alle piante onde evitare che la corrente del fiume li porta via. In primavera i maschi si sfidano in inseguimenti e attacchi con le zampe puntate in avanti. Avete visto anche il cigno. Cigno, che un famoso racconto mitologico narra di Zeus trasformato in cigno per sedurre Leda. Nell'antichità l'immagine del cigno è associata alla musica perché prima di morire si credeva che l'animale si abbandonasse a un canto struggente e dolcissimo. Questa credenza fu smentita da Plinio e il cigno è stato associato ad Apollo e alla musa. Il cigno, che è un animale bellissimo, di solito è bianco, però ne esistono anche neri, ma non totalmente neri, perché se lui alza le ali, quelli neri, sotto c'è una parte bianca. Quando invece sono giovani, sono grigi. In musica è famoso il cigno di Saint-Saëns, oppure di Tchaikovsky, che ha fatto un famoso balletto dedicato proprio al cigno. Ed eccolo lì, lo vedete, questo è già un adulto, appunto, bianco. Ecco, adesso sta facendo questo bellissimo movimento delle ali, perché le sue forme sono e i suoi movimenti sono veramente molto aggraziati. Ci troviamo, abbiamo detto, in Bersago, che si trova in provincia di Lecco, e la versione più conosciuta del suo nome è Ambreciacus. Alcuni studiosi invece ritengono che il nome derivi da Fundus Lambriciacus, ovvero fondo di questo personaggio. Alcuni documenti del 985 menzionano in Bersago come Amberciago, prope fluvio Abdua, dove Abdua sta per il nome antico del fiume Adda. In seguito divenne il nome Amberciago, Imbresago e Imbressago, finché nel 1609 ha avuto il nome che conosciamo tutti oggi. La storia medievale di Imbressago vede il paese schierato a favore dei Guelfi e come punto di contatto tra l'area milanese e la Repubblica di Venezia. Da visitare Imbressago, il santuario della Madonna del Bosco, molto sentito dai fedeli, che ricordano numerose grazie ottenute. E proprio qui a Imbersago, fino alla gioventù, attraversava col traghetto Giovanni Paolo XXIII, il Papa Buono, e una statua lo ricorda ed è ancora oggi molto amato dalla gente. Ecco il traghetto chiamato di Leonardo, ma in realtà non è un'opera sua. Quando lui è stato qui, nel suo secondo soggiorno milanese, viveva a Trezzo e veniva qui a vedere i luoghi e ha osservato, oltre al fiume, proprio il traghetto che già esisteva. Poi ha fatto questo disegno che si trova a Windsor. Adesso vi racconto la storia di questo traghetto, che comincia esattamente intorno al 1512, quando il milanese Tommaso Landriani mise le mani su questo porto e, diciamo, il Senato milanese concesse appunto i diritti di ripristinare il servizio del traghetto che già esisteva. Però tra le due sponde non c'era rivalità, quindi le cose non furono semplici. Nel dicembre del 1991 questo trasporto, che esisteva da tantissimi anni, però venne bloccato, per così dire, perché non era più in regola con le norme di sicurezza. Quindi restò fermo 2 anni, il tempo necessario che i maestri d'ascia di Venezia ne realizzassero uno identico, inaugurato nel 1994. Il vecchio traghetto venne acquistato dal comune di Olginate. Il suo funzionamento tra le due sponde avviene grazie a un cavo teso d'acciaio a cui è affrancato il traghetto. Il traghetto trae il movimento dalla corrente del fiume, rendendo
inutile l'uso di un motore. L'esemplare, tuttora in funzione, permette di portare fino a 100 persone e 5 automobili. Come vi ho detto, il primo modello del traghetto risale ai primi del 1500. Negli anni successivi si contano ben 4 traghetti identici che attraversano l'Adda, per esempio tra Olginate e Caloisio Corte, tra Brivio e Cisano Bergamasco, tra Villa d'Adda e Imbersago, che appunto siamo oggi, e quello Tavapio Canonica d'Adda. Quello di Imbersago, cioè quello che siamo oggi, è l'unico tuttora in funzione. Questo meccanismo venne studiato anche da Leonardo da Vinci e consente al traghetto di spostarsi senza l'ausilio di un motore o dei classici remi, ma solo grazie al moto della corrente e al sistema di fune fissa tra le due rive opposte. E adesso parliamo di Leonardo e parliamo della sua infanzia. Nacque ad Anchiano, frazione di Vinci, in Toscana, il 15 aprile del 1452, in un podere in pietra tra gli ulivi. Io sono stato a vedere questo luogo, molto, molto bello, molto, diciamo, di fascino. Il nome del borgo di Vinci, che si trova circa a 30 km da Firenze, deriva dalla parola giunchi o vinchi, che sono una varietà di salice con rami flessibili per lavori di intreccio che crescono lungo il fiume. Leonardo fu il primogenito del notaio Piero da Vinci e di Caterina Lippi, un'umile contadina, frutto di una relazione illegittima fra i due. La notizia della nascita del primo nipote fu annotata dal nonno Antonio, padre di Piero, in un quaderno di famiglia e fu battezzato il giorno dopo nella chiesa di Vinci. La madre era assente, o meglio, forse era nascosta per vedere la funzione, perché appunto fra il padre e lei c'era una diversa appartenenza sociale. In qualità di notaio aveva diritto dell'appellativo onorifico di Sir. Il padre 8 mesi dopo si sposò, un matrimonio vantaggioso per tutte le due parti, e andarono a abitare a Firenze. Per salvare le apparenze ed evitare problemi per Caterina fu cercato un marito, un compromesso, un matrimonio quindi combinato, e lo trovarono in un personaggio, un contadino che si chiamava Piero del Vacca, detto Attaccabriga, probabilmente il nome perché era uno litigioso. Quindi l'infanzia di Leonardo, che comunque fu serena, la passò tra Attaccabriga e la mamma e il nonno e anche lo zio. Quindi in realtà, diciamo, Leonardo da Vinci era un figlio illegittimo. Nel Rinascimento essere nato illegittimo, cioè fuori dal matrimonio, specialmente per le classi aristocratiche o ricche, non rappresentava però un problema. Nella storia, tra i figli illegittimi famosi troviamo Petrarca, Boccaccio, Cesare e Lucrezia Borgia e Francesco Sforza. Adesso parliamo della formazione di Leonardo. Quindi il padre, praticamente un po' per malinconia, un po' per non stare solo a Firenze perché lui viveva là, lo porta con sé. E perché Firenze a quel tempo era una grande città in fermento, ricca di cultura. Però anche in questo caso lui non legittimò il figlio. Forse perché immaginava che avrebbe appunto avuto altri figli. E infatti il padre si sposò più volte, ma solo al terzo matrimonio arrivò finalmente l'erede. Firenze era il posto più bello dove vivere, la culla di arti e commercio, guidata dai Medici, ricchissimi banchieri che dominarono la politica con Lorenzo il Magnifico, prima con Cosimo de' Medici, poi con Lorenzo il Magnifico, e in quel tempo patrocinarono grandi artisti come Botticelli, Michelangelo, il Ghirlandaio, il Pollaiolo o il Verrocchio. Il Rinascimento è un periodo artistico e culturale della storia dell'Europa che si sviluppò in Italia soprattutto a Firenze tra la fine del Medioevo e l'inizio dell'era moderna. Quindi il papà si accorse che il figlio era portato per il disegno e quindi a 14 anni lo mandò nella bottega di Andrea il Verrocchio. E tra gli allievi figuravano Botticelli, Perugino, Domenico Ghirlandaio e Lorenzo Credi. Nel 1472, a 20 anni, è già iscritto alla Compagnia dei Pittori, appunto
Leonardo, la sua prima opera certa è un disegno del 1473 dedicato alla Valle del Larno, piccolo. Due personaggi della Firenze di allora influenzarono il giovane Leonardo, Filippo Brunelleschi e Giovan Battista Alberti. Una delle caratteristiche di Leonardo, della sua pittura, è lo sfumato. Ma cosa consisteva lo sfumato? Il termine consiste nel rendere indistinti i contorni. In questo modo gli oggetti sono rappresentati così come appaiono ai nostri occhi. Sfumato deriva dalla parola fumo e più precisamente alla dissoluzione e alla graduale scomparsa nell'aria. I contorni velati lasciano spazio alla nostra immaginazione. Tanti dipinti di Leonardo, lui ne ha fatti in totale circa una ventina, specialmente nei ritratti, usa molto questa tecnica che appunto rende indistinte le forme. Lo sfumato si perfeziona nella stesura del colore. Praticamente Leonardo usava anche molto i polpastrelli per sfumare e tante volte ripeteva questa operazione per rendere appunto sempre più sfumata quel punto che voleva rendere particolare. Infatti nei dipinti ci sono le sue impronte. Lo sfumato leonardesco è frutto di una tecnica di sfocatura lieve del dipinto, ottenuta attraverso le dita o con una pezza, oppure ad opera ultimata attraverso una velatura lieve e omogenea. Leonardo li rappresenta come ci appaiono al naturale, grazie alla tecnica appunto dello sfumato. Dunque esiste una massa imponente di codici di Leonardo, dipinti, abbiamo detto che sono circa una ventina, scritti, ma in realtà dicono molte persone che in realtà è un terzo della sua produzione. Quindi pensate un po' a quante cose ha fatto nella sua vita. Ma la domanda è: come ha fatto a fare tutte queste cose? Perché in fondo, insomma, sono veramente tanti. E adesso vi dico il motivo. E il motivo è il sonno polifasico. Perché Leonardo dormiva poche ore e questo si chiama appunto sonno polifasico. È una pratica che permette di dormire diverse volte al giorno, ottimizzando i tempi e riducendo le ore totali di sonno. Il termine sonno polifasico è stato coniato dallo psicologo Zimaski nel XX secolo e sta a indicare la pratica di dormire più volte al giorno, dividendo il sonno in piccoli pisolini diurni. Leonardo e altri personaggi utilizzavano questo metodo, riuscivano a ristorarsi e recuperare le energie e le forze. In tempi recenti il sonno polifasico viene utilizzato per i controlli di volo, i piloti e gli astronauti. Molti si chiederanno: ma com'era Leonardo fisicamente? Leonardo era un uomo bello, aitante, fascinoso e seducente. Aveva i capelli lunghi, ricci, biondi, una copertura muscolosa ed era alto circa 1,73 m. Per l'epoca considerevole. Era un gran parlatore, cordiale e gentile con le persone, amava molto gli animali, gli piaceva moltissimo andare a cavallo. Non bramava cose materiali e la ricchezza e poiché fu d'indole dolce, affabile, brillante e generosa, era disposto a condividere la sua fortuna con altri. Leonardo era mancino, scriveva da destra verso sinistra e con ciascuna lettera rivolta all'indietro e per poterle leggere occorre uno specchio. Uno degli interessi importanti di Leonardo fu il volo. Fin dai tempi remoti l'uomo ha cercato di volare così come gli uccelli. Nel 1470 Leonardo cominciò a studiare il volo degli uccelli, a progettare macchine che permettessero all'uomo di volare e fece a tal proposito oltre 500 disegni. Già al tempo in cui lavorava per la corte sforzesca, per le rappresentazioni teatrali, ideò e scoprì manche ingegni per far volare gli uomini. Per oltre 20 anni studiò il volo degli uccelli e raccolse tutto in un trattato. Vedete qui il fiume Adda, bellissimo. Qui vediamo davanti a me
delle galinelle d'acqua nere col becco rosso e giallo. Ecco il dipinto di questo punto con le barche. Adesso chiaramente fa freddo, le barche sono coperte, però quando l'ho fatto era un momento dove erano in parte scoperte. E anche nel dipinto vedete tutti questi volatili che abbiamo visto oggi, mentre sono nell'acqua oppure sono ferme che prendono un po' di sole. E vediamo qui in fondo due cigni che stanno nuotando. Parliamo dell'anatra di Moscovia, che è detta anche barberia o muschiata. Come abbiamo visto prima, si possono essere bianche, nere o grigie, con la caratteristica di questa macchia rossa. Quasi tutte le razze di anatre giunte ai nostri giorni devono la loro nascita alla mallard selvaggia, questo tipo di anatra da cui sono derivati appunto le anatre che conosciamo oggi. Si pensa che gli egiziani le anatre le usassero per sacrifici religiosi. Esiste infatti un dipinto raffigurante Akhenaton che sacrifica un'anatra risalente al 1353. L'altra anatra che abbiamo visto è l'anatra germano reale, che viene considerato il capostipite della maggior parte delle razze domestiche dell'anatra. Gli asiatici del sud invece allevavano anatre prima del 500 a.C., mentre i romani iniziarono col tenerle come animali da compagnia. Ecco il dipinto che raffigura proprio queste barche che vediamo qui. Vedete la parte verdeggiante dietro, il sentiero, e in questo caso, in questo dipinto, c'è solo un'anatra di Moscovia qui in questo punto su questo piccolo tronco, e qui vedete le barche. Finisce qui la puntata, oggi vi ho raccontato di Imbersago e vi ho raccontato qualcosa di Leonardo, a me molto caro, e questi luoghi erano a sua volta amati da Leonardo. L'ultima cosa che vi ho detto di Leonardo è appunto i suoi studi del volo. Vi voglio quindi lasciare con la sua famosa frase dedicata al volo. Quando camminerete sulla terra, dopo aver volato, guarderete il cielo, perché là siete stati e là vorrete tornare. Thank you.